cosa? Ya. Yeah. In 1980 mi preso eredità di nonna Inge Kaufeller Tober Aubelen Spitz. Eh? E conservato ogni centesimo. Cosa? Che bello! Ci stai dicendo, sei ricca? Ya, yeah. Eredità più stipendi, quasi 1 milione. Facciamo un brindisi! Sì. Ho sempre detto che valevi oro! Sei proprio sicura? Non hai la febbre? Non hai bevuto un bicchiere di birra di troppo? Nein, tu no, mangiare tutta polenta, io non avere avete febbre capito? Né preso niente! E lei, siamo... caro signor Conte, mai più dire che Greta va via da questa casa, capito? Sì, oh. Va bene Greta, non lo dirò più, ma noi in qualche modo dobbiamo pagarti lo stesso. Nein, nein, è mio dovere aiutare... gente che amo e tutto quel che possiedo essere per bambini e io ora vado a cercare soldi sopra il mio armadio. No, permesso, no Greta, no, quei soldi sono tuoi, noi non possiamo usare quei soldi, grazie. Nein, perché come dire Floricienta, i soldi non comprano amici, né luna né anima né sole. Bene, Olivia ora è a posto. Adesso devo vedere che fare con Bernardo. Quel tipo è pazzo. Io non lo posso denunciare perché è pazzo. Potrebbe fare perché qualsiasi allora cosa. Perché allora non ne parli con Massimo? Secondo me ti dirà cosa fare. Sì, eh? Hai ragione, sì. Bene, io vado a mettere a posto delle cose, ok? Sei sicuro di stare bene? Sì, sì, sta tranquillo, davvero. Bene, me la segni? Te la segno, ciao. Ciao. Sono venuta a cercare Olivia. Dimmi subito dov'è mia figlia. Non tenerla nascosta, altrimenti saranno guai per te. Fino a quando pensi di farle del male? Io non posso dirti dov'è Olivia, però posso dirti che è in pericolo e non sono assolutamente io a farle Senti, del male. Senti, Franco, non obbligarmi a no, prendere no, misure prendi di... No, tutte le misure che vuoi, ma renditi conto che io non c'entro. È con Bernardo che te la devi prendere. È pazzo, la sta minacciando. Comunque non preoccuparti, sta bene dov'è. Ma cosa dici? Pensi che io sia sciocca come mia figlia? Non puoi trattarmi da idiota. Dimmi dov'è o mi conoscerai sul serio. Non fa nulla. Ti conosco bene, zia. Come va? Vuole qualcosa? No, grazie, no. No? Sto cercando mia figlia, sono preoccupatissima. Sì, certo, lo siamo tutti adesso. Temo che le accada qualcosa. No, no, su questo deve stare tranquilla, Olivia è ben protetta. Sì, 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 lo so già, so che lì dov'è sarà sì, di certo bene. Sì, sta bene, casa di faccia è molto sicura, non avrà nessuna noia. Ah, sì. Sì, casa di faccia. Qual è l'indirizzo di quel ragazzo? Perché volevo portarle qualcosa. Sì, ora glielo scrivo subito, non c'è problema. Anni di risparmi, sapevo che un giorno sarebbero serviti. Questa è l'eredità di nonna Inge Kaufeller Tober Aubelen Spitz, nonna materna, ya. È per voi, mia famiglia. No, Greta, grazie, sei migliore di tutti noi, che gesto magnifico. Scusate, scusate. Sì. Che cosa sono questi? 942.766. Oh! Oh! Bellina quell'espressione triste. È quasi 1 milione, Massimo. Non ti rendi conto? L'ho sempre detto. Questa Greta. Donna incredibile. Donna impareggiabile. Guai se non esistesse. Giurassica del mio cuore. L'ho sempre detto con tanto affetto. Sì. Col tuo modo tanto strano di parlare. Non ti ho mai capita. Però ti ho sempre voluto molto, molto bene. Greta, questi sono i soldi che hai messo da parte. Ya, yeah, quasi 1 milione. Yeah, yeah. Non valgono nulla. Sono fuori corso, non si possono usare. Come? Cosa, signor Conte? Io non potrei credere tutti i miei non soldi. Non posso crederci, oh, è impossibile. God. Come si può essere così stupidi? Non cambiare soldi. Come si può essere così? Ma attenti con il denaro! Ma dove vivi? Non sai che hanno cambiato moneta! Ma io pensavo di avere una grande fortuna. Sì, Greta, il tuo cuore, la nostra grande fortuna. Se potessimo fare i soldi soltanto con questo cuore. Zitta, strega, tu hai un cuore così piccolo che se dovessero farti un trapianto te lo metterebbero sul mignolo. Basta, basta, siamo al punto di partenza. Tieni, grazie lo stesso, ci puoi decorare la cucina. Ma insomma, non vedi che sta male? Andiamo, Greta, andiamo, non capiscono niente questi insensibili. Come si può essere così poco esperti di economia? Va bene, Greta, però stai tranquilla, non... È stato bello, il tuo gesto vale più di tutti i soldi del mondo, davvero, grazie di tutto cuore. Non dispiacerti, perché è stato molto bello quello che hai fatto. Io volevo solo aiutare, Floricienta. Sì? Io non capire nulla di soldi, come pensare che non valere più? Io...
Io pensavo che soldi avere valore per sempre. Sai che cosa avrà valore per sempre, Greta? Il gesto che hai compiuto. E stai pure tranquilla, perché staremo bene. Davvero non ci servono quei soldi, fidati. E ora? Cacciare me da casa? Cosa? Greta, non potremmo mai cacciarti di casa. Per favore, tu sei come me. Lavori perché ami i ragazzi, perché ti piace il tuo lavoro, non ti importa niente dei soldi. Tu sei la colonna vertebrale della famiglia. Noi non ti lasceremo mai andare, Greta, mai. Lo risento. Molte grazie. Io volerti molto bene. Anche io. Hai ragione. Devo andare avanti. Sì. Permesso. Staremo tutti bene, Greta, tutti bene. Staremo benissimo. Oh, Fatine, per favore, tiratemi un salvagente, qualcosa, un minimo di aiuto, vi prego. E questo? Una lettera. Cos'è questo? Siete state voi, Fatine? No, le Fatine non maneggiano denaro. Ma chi me l'ha mandato? La gallina dalle uova d'oro? Bah, ah, grazie. Che ci fai qui, conte minimo? Che brutto gesto, davvero non l'avrei mai immaginato. Non conoscevo questo tuo lato cincioncianese. Invece di consolare la povera Greta per il suo gesto meraviglioso, tu le ridi in faccia. Ma vergognati, dovresti davvero vergognarti. Dico davvero, è brutto quello che hai fatto. Sì, sono qui per dirti che non sono fatto così. È colpa della situazione, ero arrabbiato. Come sta Greta? Perché mi sono davvero comportato da insensibile con lei. Insensibile? Andiamo, Massimo, ora sei generoso verso la tua persona. L'unica cosa che voglio dirti è che mi è parso orrendo che le streghe la prendessero in giro, visto il suo gesto. Lei è buona, ha un cuore d'oro, sì, un amore, sì, Massimo. Sì, ho capito, ma non è per via della situazione, poverina, che uno... Sapeva. Sì, però hai capito che è per tutta la situazione che stiamo passando, che... Li ho e trovati. Questi cosa sono? Li ho trovati sopra il letto, Massimo. Non lo so di chi sono. Forse sono dei soldi avanzati da quelli che avete. Non lo so, non mi importa. Caval donato non si guarda in bocca, prendi. Sono tutti per te. Signora Elisa, ha qualche notizia di Olivia? Non so, la sto cercando, non la trovo da nessuna parte. Sì, in palestra mi hanno detto che l'hanno nascosta per proteggerla. Sono arrabbiata, Bernardo. Stia tranquilla, è una buona cosa che le abbiano trovato un luogo sicuro, no? Dov'è? In casa di Facia. Questo è l'indirizzo. Dobbiamo convincerla, farla smettere con questa pazzia, parlare con lei. Sì, sì, non si preoccupi, vedrà che la convincerò. Meno male. Sa una cosa, credo sia meglio che io vada da solo. Se la vedesse si metterebbe sulla difensiva. È arrabbiatissima con lei. Sì, è giusto, sì. Dobbiamo collaborare tutti. Andiamo. Salve. Grazie mille. Grazie, madame. No hay lugar que no busques. Oh, mamma mia, quei ragazzi. Venite qui un minuto. C'è una cosa che voglio spiegarvi. Voi siete piccoli, siete i miei piccoli. E dovete studiare, dovete crescere, dovete prepararvi. Però non dovete lavorare, chiaro? Però noi vogliamo lavorare, Flo. Siamo grandi, possiamo già scegliere voi, cosa fare. Voi due, tornate in camera che siete piccoli. Andiamo, vi proteggerò Thomas. Più che potrò, è chiaro? Siamo grandi, ma per favore. Per di qua, venite. Grazie mille per essere venute. È un grandissimo piacere, entrate. Che ci fai qui? Vuoi che ci uccida? Volevo vederti, volevo solo sapere come stavi, tutto male, qua. Male, siamo in allarme rosso, abbiamo toccato il fondo, non abbiamo un soldo per mangiare. Zitta, shh. Comunque, per fortuna, oggi siamo apparsi dei soldi ah, e sì? Non si sa da dove benissimo. Venga. Benissimo, vi serviranno proprio, sì. 1000 non sono affatto pochi. Come sai che sono 1000? Eh? Hai detto che sono 1000? No, tu hai detto che sono 1000. No, no, io non ho detto la cifra. No, Lorenzo, io... Me li hai dati tu quei soldi? Io... No, e come? Lorenzo, mi hai dato tu quei soldi, sei no, stato tu. No, io sono venuto a trovarti e basta. Ah, beh, grazie non sono mille, stato grazie io. Grazie mille, ti sono davvero grata. Però ora devo andare, ti ringrazio davvero molto. Figurati. Che bel gesto. Come senza un soldo? Scusa, no, non può essere, Flor, non può essere. Sì. Beh, ora vengo da voi, arrivo. Devo prima sistemare una cosa qui, arrivo, ciao.
Non può essere. La tua famiglia è senza un soldo. È una cosa davvero incredibile. Senza un soldo, l'hai sentito? Ti giuro che non riesco a crederci, se non...